l'apocalipsi, all'ennesima delusione di questa stagione premondiale, il Perù, nostro prossimo avversario in Spagna, ha colto ieri sera a San Siro un convincente successo contro la selezione mista di Milan e Inter. Davanti a 4.939 divertiti voyeurs, tanti sono stati gli spettatori paganti, Uribe e Soci hanno ancora una volta dato dimostrazione della loro vivacità e soprattutto della loro pericolosità. Buon ritmo, insidiosissimi tiri da lontano, eccellente tecnica individuale. Una preoccupazione in più, insomma, per il povero Bearzot, sul cui taccuino da ieri è arrivato per segnalazione dei suoi emissari un altro nome da temere, quello del regista avanzato Leguia, che qui vediamo realizzare il gol d'apertura dell'incontro. Eccolo, azione personale, tiro da 25 metri e palla nel sacco. La partita non ha negato belle azioni e divertimento, a testimonianza dell'impegno delle due formazioni. Buoni lanci di Beccalossi da una parte, conclusioni folgoranti dei peruani dall'altra. Ne vediamo una di Uribe che colpisce il palo dopo essere stato lanciato in contropiede da Velázquez. Allo scadere del primo tempo il gol del 2-0. Lunga mischia promossa da un'azione sulla destra di Velázquez, cui partecipa un po' tutto l'attacco. E poi lo stesso Velázquez, dopo un lungo batti e ribatti nell'area milanese, a battere Piotti e a fissare il punteggio definitivamente. Un incontro più che gustoso, dunque, condito da un'altra salsa inedita. Esordio in Italia del centravanti brasiliano Bugre, portato all'Inter in prova da Jair. Il mulatto ha molto ben impressionato, prima colpendo il palo che abbiamo visto e poi con una incredibile punizione da quasi 40 metri, sulla quale si è esibito il portiere Chiroga. In Italia non siamo abituati a tal genere di prodezze da lontano. Chissà che, anche per questo, il piccolo Bugre non possa venire da noi ad insegnarci qualcosa. Si apre.